Ciao a tutti. Allora, oggi lunedì, piccolo video spesa. Cioè, siamo usciti per comprare proprio poche cosine che ci mancavano e siamo venuti comunque con una mega spesa. Abbiamo speso 8 euro, insomma quasi 9 euro a Lidl e 44 euro a Leclerc, e poi sono andata anche da Zeman, ma da Zeman sarà un video a parte. Quindi bando alle ciance, veniamo alle cose più importanti e incominciamo con la spesa di Lidl. Allora, noi ci siamo separati quando siamo usciti. Io sono andata un po' da Zeman, mio marito è andato da Lidl, quindi i prezzi non sto adesso a dirveli perché non li so. Allora, per prima cosa ho preso questa salsiccia, salsiccia 100% di maiale. Noi prendiamo sempre questa perché non c'è grasso, è effettivamente molto buona, non è tanto salata. Mi sembra che stavo sui 2,60, 2,60. Ok, quindi buonissima. Questa fa 200 grammi. Se la trovate alla Lidl, prendetela che è buonissima, è ottima. Poi abbiamo trovato, dopo di tanto, che non c'erano più, sono parecchi mesi che non li trovavamo più, le erbe aromatiche. Quindi oggi abbiamo ritrovati, ne abbiamo presi due, che poi mio marito ha sbagliato perché doveva prendere almeno quattro, perché dopo se li tolgono, quindi questi qua 99 centesimi sempre ogni barattolo. E abbiamo preso la ciboulette. L'erba cipollina, sempre 99 centesimi. Ok, poi ha preso mortadella di Bologna. Questa è la marca Dulano. Ecco, questa qua. Quanti grammi ci sono dentro? 150 grammi, 1,50 euro. Quante fettine ci sono? Boh, con pistacchi, 2, 4, 6, una decina di fettine. Ecco qua. Quindi 2,50 euro è buono. Poi ha preso l'aglietto, ecco l'aglio semolato, anche 99 centesimi. E poi ha preso tre cachi, eccoli qua, 5 centesimi al pezzo. Ok, ne ha presi tre perché ne abbiamo ancora altre. Eccoli qua. Questa meraviglia. Ok, questa è la spesa della Lidl. Adesso vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto a Leclerc. Vado a prendere le borse, eccole qua. Prendiamo la prima. Allora, è spesa più, diciamo, di cose che mancavano in casa, ma non roba di carne, perché noi la compriamo adesso giornalmente, come vi avevo detto nell'altro video. Ok, allora abbiamo preso queste 8 crepe al cioccolato e questa sta 1,90 euro. Quindi questa è spesa da Leclerc, 8 crepe al cioccolato. Poi abbiamo preso i Tocapì, sono dei snack all'aperitivo. Ho preso uno alla paprika e uno naturale. Ecco, questi qua stanno 1,10 euro una. Ho preso due, poi ho preso il 24 bastoncini di surimi, o surimi come dite voi. Eccoli qua, io li metto in insalata, me li mangio quando faccio le verdure, se non voglio farmi una bistecca mangio questa e va bene, più che li mangio è nell'insalata. Quindi questi ci sono 400 grammi. Eccoli qua. Ok, poi abbiamo preso le banane, 1,19 euro al chilo. Ecco, qua 75 centesimi queste banane, sono 700 grammi quasi. Ok, acqua. Poi ho preso i limoni che non mancano mai in casa, 1,10 euro mi sembra. Boh. Il prezzo economico, sono buone, sono belle morbide, sono piene di succo, io li prendo sempre. Quindi 4 quanti sono? 500 grammi, ecco, 4 fanno 500 grammi. Poi ho preso dei popcorn per mio figlio,
salati, non mi ricordo più, non ero, non mi ricordo. Poi restando sempre nei salé, quindi questi sono altri piccoli chips salati, questi stanno quasi 60 centesimi, sono buoni, questi qua. Poi sempre degli snack gusto formaggio e bene mezzo, questi sono buonissimi, l'ho preso già l'altra volta, sono buonissimi questi 85 centesimi mi sembra. Poi sempre, vedete, più o meno uguali, però la marca dell'Eclair, gusto bacon, e questi qua sono 65 centesimi, sono gli stessi grammi, questi sono 85 grammi e questi due, vedete? 85, 85, però questa è la marca Benenuts e questa è la marca dell'Eclair, 20 centesimi di differenza. Poi abbiamo preso il formaggio Babybel, come vi avevo detto, non lo so se avete già visto il video un'altra volta, un altro video spesa. Questi sono formaggi individuali, ci sta questa carta rossa, poi ci sta come dire, sono coperti di cera rossa, poi si apre, si toglie la cera e dentro ci sta il formaggio. Quindi questi qua, mi sembra quasi 3 euro, 3 euro e qualche cosa, ce ne sono 12, 3,20 euro. Ok, poi ho preso alla charcuterie, cioè alla salumeria, ho preso prosciutto crudo, parecchie fettine, l'ho avuto, sono 5 euro, fettine di prosciutto crudo. Adesso vado a prendere l'altra borsa. Eccola qua. Allora, qui troviamo 4 pacchetti. Allora, quali qua? Due tablette di cioccolato 85% di cacao, 1,10 euro. Allora, 1,10 euro tablette, questo 85%, e questi due sono a 72% di cacao, sono leggermente più morbide. Questa 85 proprio si sente proprio il cacao, però a me piace, mi piace. E prendiamo insomma sia uno che l'altro, quindi abbiamo preso 4 tablette. Penso che ci abbiamo, insomma, io mangio un quadrettino 1-2 la sera quando vado a letto e mi dura un bel po'. Poi ho preso della marca Alza questo gatto polvere già pronto, bisogna solo aggiungere le uova e la panna e l'abbiamo provato io, normalmente li faccio sempre io. Però quando si vuole andare in fretta non li avevo mai presi, mia figlia li aveva già presi parecchie volte e mi diceva mamma prendeli che sono buone, ma li ho provati, l'ho preso uno per caso la scorsa volta, è veramente delizioso, è morbido, di una morbidezza proprio leggero, buono, è profumato di limone, quindi l'ho ripreso 2,20 euro, ma esce una bella torta bella grande, bella alta e soffice, quindi 2,20 euro. Questa torta già pronta. Semmai la prossima volta vi faccio un video e vi faccio vedere il risultato, se ci penso. Poi abbiamo preso degli yogurt, questi sono della Yoplait, perle di latte, sono alla vaniglia e sono deliziosi, sono buonissimi. Quindi questi sono 4 e stanno 2 euro, quasi 2 euro. Poi abbiamo preso questi altri, sono alla rhubarb, non so in Italia come si dice la rhubarb, ecco qua, vedete sono così, quindi abbiamo preso questi quattro, stanno 1,35 euro. Se qualcuno di voi mi può dire come si dice la rhubarb, se no andrò a vedere sul dizionario, rhubarb non so in Italia come si dice, quindi abbiamo preso ancora quattro. Poi abbiamo preso 8 compote di mele e banane, eccole qua, abbiamo preso 4, questi sono 53 centesimi, sono quelli economici e sono buonissimi, io li prendo sempre perché sono ottime.
abbiamo preso dei yogurt. Allora, ne abbiamo presi 4, 1, 2, 3, 4, eccoli qua. Allora, io e mio marito stavano tutti con le offerte, e perché la giornata fine domani, quindi abbiamo detto ne abbiamo presi 4, uno lui stasera, uno io, uno lui stasera, domani sera, e siamo a posto. Ma ci siamo sbagliati, abbiamo presi 3 con l'offerta, e li abbiamo pagati 35 invece di 70, e ci siamo sbagliati, abbiamo preso uno senza l'offerta, quindi questo qua 70 centesimi, quindi abbiamo preso 4 yogurt alla ciliegia. Poi vado in fretta perché la batteria si sta scaricando. Poi abbiamo preso 2 birre, eccole qua, una bottiglia di vino rosato 2,30, ecco qua, poi un altro rosso 2,40, 2,30, una cosa del genere, mezzo litro di miele per fare i dolci, 4 euro. Chiodi di garofano per fare i dolci, 2,90 euro, ci sono dentro 60 grammi, eccoli qua. Poi ho preso dei gocci di cioccolato, sempre per fare i dolci, 1,30 euro, mi sembra 1,40 euro, e per finire un sacchettino di cipolle. E poi abbiamo preso anche il pane, ma mio marito l'ha preso già. Quindi, ragazze, questa è la spesa di oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante. E quindi, se passate di là per caso, che avete visto questo video per caso, beh, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. E non dimenticate di mettere un pollice in su se questo video vi è piaciuto e condividetelo, così permetterà al mio canale di crescere. Un bacione a tutti e buona giornata. Ciao!